Buongiorno ragazze e ragazzi, allora oggi è sabato mattina e ho appena finito di cambiare tutto il letto, tutta la biancheria da letto. Adesso praticamente devo pulire tutta la mobiglia in maniera un po' più profonda e quindi oggi staremo insieme ad effettuare queste pulizie, visto che vi piacciono tanto. Andremo a pulire l'armadio, i comodini, il comò, il termosifone, i vetri, quindi faremo questa pulizia qui. Iniziamo subito. Allora ragazzi, ho preso una concolina di acqua caldissima, adesso andremo a preparare la soluzione per pulire tutte le mobiglie e i vetri della mia camera da letto. Andiamo a prendere l'alcol, quindi andiamo a mettere un pochino di alcol, ok, e poi andiamo a prendere il mio Dexal multisuperficie, mettiti a fuoco, fotocamera, ok, ci siamo. Andiamo a spruzzare anche un po' di questo. Ok, è sufficiente ragazze, ora iniziamo subito le pulizie. Allora ragazze, sono andata a prendere una spugna, quindi io parto subito con la pulizia delle superfici, ragazzi. Vedete, vado a fare tutto il mio armadio in questo modo. Ecco qui, andiamo a fare tutto quanto, perché così si toglie la polvere, si tolgono batteri e ogni cosa. Bella strizzata ragazzi, ma tanto io poi ci ripasserò una seconda volta. Vedete ragazzi, così viene davvero tutto pulito e disinfettato. Gli specchi poi rimangono senza loni, sono perfetti così. Io ormai ho preso questo vizio di pulire in questo modo. Giro un altro po' la fotocamera, così mi vedete meglio. Ecco qui, facciamo anche queste altre ampe. Perfetto. Io poi ragazzi darò una seconda passata, ma voi non la vedrete perché non posso fare un video troppo lungo. Ok, perfetto. Allora, andiamo anche a fare i laterali. Ok, ci siamo. Fate caso se sentite questi suoni, ma il mio cellulare mi stanno arrivando dei messaggi.
Ok ragazze, così puliamo e disinfettiamo tutto. Io vi farei sentire già l'odore della camera, si sente proprio già un profumo di pulito. Io poi amo sentire questi profumi. Ecco qui, perfetto. Ci spostiamo un pochino ragazzi per fare anche il lusso laterale. Ok, così abbiamo pulito anche questo. Andiamo a pulire anche lo specchio ragazzi, io pulisco tutto, ma proprio tutto. La cornice la devo fare poi con un altro panno perché la cornice è glitter e mi si staccano i glitter. Se fai anche la TV la facciamo in un altro modo. Sto risciacquando la spugna ragazzi, se non la vedete comunque la sto sciacquando in continuazione per pulire tutte le superfici al meglio, vedete, ecco qua ragazzi, con questa tecnica veramente pulite e disinfettate alla perfezione. Ok, adesso io vado a fare anche questa parte del letto ragazze, vedete qui, questa, che mi va sempre la polvere. Ecco qua, devo disinfettare anche questo lato. Adesso sono arrivata al mio comodino, ecco qui, sciacquiamo benissimo la spugna e andiamo a pulire, vedete ragazze, c'è comunque sporcizia, io vado sempre a pulire tutto. Il telefono chiaro lo pulisco proprio con un altro strato perché è un componente elettrico, elettronico e quindi non voglio rovinarlo. Andiamo a pulire tutte le superfici ragazze, vedete? Ecco qui, perfetto, i laterali. Qui ci sono le mie ciabatte, non ci fate caso, ecco qua, pulito per bene. Io ragazze pulisco adesso anche il termosifone, eccolo qui, spugna sciacquata, e vado a pulire anche per bene il termosifone in tutte le sue parti, anche di qua. Togliamo ogni genere di sporcizia, ok. Sciacquiamo di nuovo la spugna. Partiamo sulla testata del letto come ho fatto di là, faccio anche di qua. Andiamo a rimuovere tutta la polvere, ragazze. Ok, perfetto. Faccio anche questo laterale, così è veramente tutto pulito. Ecco qua, perfetto. Ok, ci siamo. Facciamo anche la parte bassa del letto. Eccolo qui. Perfetto. Così il letto, pure la testata del letto l'abbiamo completata. Passiamo adesso ai vetri. Allora, i vetri ragazze, a quest'ora della mattina ci batte il sole, quindi devo fare in maniera estremamente veloce. Non sono sporchissimi, ma comunque io quando faccio questo lavoro in camera da letto mi ripulisco completamente la finestra. Sempre, ecco qua, un pochino di polvere ragazze c'è comunque, ok,
e vi garantisco, ragazze, che i vetri vengono pulitissimi in questo modo. Questa soluzione che mi ha insegnato mia madre pulisce alla perfezione. Ecco qua, facciamo la parte esterna. Ecco qui. Andiamo a pulire anche in questo caso tutta la finestra. Ok, io faccio anche, ragazzi, questa parte interna. Guardate, ragazzi, faccio vedere lo sporco, vedete? Ok, adesso sciacquiamo benissimo la spugna, super bene. Ok, è tornata pulita e andiamo a fare anche questo vetro. Perfetto, ragazze. Ok, benissimo. Cornice della finestra. Ok, andiamo a fare proprio tutto. Ok. Ok, andiamo a fare anche questa parte, poi le grate le puliremo un altro giorno, ragazze. Ok, vedi, sono venuti puliti, qui lasciamo l'alta ribalta, tiriamo giù le canne, poi le sposto quando passo l'aspirapolvere e andiamo a pulire gli oggetti e rimetterli sui mobili. Allora, rimettiamo tutti i gingilli qui sopra al limo. Ho preso uno straccio pulito, ragazze, straccio pulito e glassex, e andiamo a pulire. Ok, e andiamo quindi a rimetterlo a posto. Facciamo tutti i componenti. Ok, questo lo riappoggiamo qui, vedete? Ecco, smontato tutto, ragazze, il bello della diretta, andiamo a rimetterlo. Ok, tutti gli oggettini puliti, le cuffie di mio marito. Il ventaglio, questa la TV, gli faccio semplicemente questa, ma poi la pulisco con un panno elettrostatico. Ok, andiamo a pulire, a rimettere anche questo oggettino sul comodino. Ah, è pulitissimo, ragazze. Thank you.
Ok, ragazze e ragazzi, non ci rimane che lavare per terra. Oggi laviamo con il mocio. Utilizzo questo lavapavimenti della Dexal Bouquet Fiorito, è una tonalità di profumazione che mi piace tantissimo, lascia questo profumo di fiori per tutta la casa e lo adoro. Allora, iniziamo subito. Io, ragazze, do sempre due passate sul pavimento. Voi quante ne date? Seconda passata. Poi, ragazze, a volte mi capita proprio di fare delle pulizie ancora più profonde, dove vado a spostare completamente anche i mobili. Oggi non faccio questo genere di pulizia. Ragazzi, dovete sentire che profumo qui in camera, lo amo veramente. Si sente proprio il profumo di pulito. Ok, diamo anche una seconda portata. Poi, ragazzi, il trucco è usare anche acqua bollentissima, perché l'acqua bollente aiuta a sterilizzare il pavimento. Quindi mi raccomando, usate anche insieme al prodotto per lavare i pavimenti anche l'acqua bollente. Leva poi, magari se ci sono, diciamo, c'è dello sporco ostinato, va via immediatamente. Anche con una passata, ragazze, se non avete tempo, che non potete dare due passate al pavimento. Ok, partiamo anche qui, dal lato di mio marito. Seconda passata. Strizzato per bene con acqua bollente, ragazze, tiene un pavimento pulito e lucido. Ecco qui. Scusate, mi sono messa davanti alla telecamera, perdonatemi, ma io purtroppo con le riprese non sono delle migliori. Cerco di fare del mio meglio. Ed ecco qua. Allora, ragazze, questo è il risultato. La camera è completamente pulita, profumata. Abbiamo tolto tutta la polvere, disinfettato tutto quanto. Tutte anche gli accessori sopra. Ai mobili, termosifone, vetri, tutto quanto il mio armadio. Ok, pavimento, come potete vedere, lucido e pulito. Questo, ragazze, è un metodo che vi consente con poco di pulire in profondità e disinfettare il vostro arredamento. Allora, io come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale
chi mi vuole seguire su Instagram sono Federica Sweet02 e scrivetemi tanti commenti, domande, consigliatemi voi come pulite, io sono pronta ad aspettarvi, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.